Ciao cari amici del Leone, bentrovati per il mese di febbraio. Vi chiedo innanzitutto di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella per le notifiche, per ogni informazione per il mio contatto, se volete qualche consulto di astrologia o cartomanzia, trovate qui sotto tutto in info box. Vi ricordo inoltre di, oltre ad ascoltare il vostro segno zodiacale, ascoltate anche il segno zodiacale del vostro ascendente, per chi lo sa dove si trova la vostra luna. E andiamo a vedere che cosa vi riserva per voi il mese di febbraio. Dal 1 al 21 febbraio avremo Mercurio retrogrado. Già qualcuno l'ho cominciato a sentire, dal 14 gennaio, quando è entrato nell'anello di sosta. Mercurio sarà retrogrado nei vostri rapporti sentimentali, professionali e anche nei rapporti delle vostre amicizie. Potrebbe tornare un ex amico, un'ex amica, magari con una telefonata, o potrebbe tornare anche il vostro ex o la vostra ex. È un periodo favorevole per sposarvi. Per chi è single potrebbe trovare la persona giusta. Svolgerete attività con dei partnership. Per tutto il mese di febbraio ci sarà la quadratura tra Saturno e Urano, Urano il padre e Saturno il figlio nella mitologia greca. Il peak massimo sarà fra il 17 e il 18 febbraio. Potrebbe sconvolgersi la vostra vita sentimentale, qualcuno potrebbe divorziarsi, qualcuno vorrà prendere una pausa dal proprio rapporto. Cercate di essere pazienti e di salvare tutto. Per il single non è un bel periodo per iniziare le nuove storie durature. Il 1 e il 2 febbraio il Sole sarà in quadratura con Marte, la situazione al lavoro potrebbe essere molto tesa, molto, molto nervosa. Cercate di portare più armonia nel vostro ambito lavorativo, fra i vostri colleghi, per esempio, fra i vostri collaboratori, anche con direttori superiori. Il 1 febbraio Venere passerà nella vostra prima casa, la casa dei rapporti sentimentali e professionali, anche con gli amici e nemici, nei rapporti sociali. Venere in acquario cerca di avere i propri spazi e rispettare anche gli spazi altrui. Non siate gelosi o opprimenti, per esempio, col vostro partner o la vostra partner, qualcuno potrà ottenere l'aumento dello stipendio. Il 4 febbraio ci sarà la Tau quadratura che potrebbe un po' scombussolare la vita, non solo a voi, a tutti i segni zodiacali, questa Tau quadratura. La Luna sarà opposta a Marte e tutto sarà in quadratura col Sole. Massima attenzione al lavoro, attenzione alle parole sbagliate, mi raccomando, potrebbe venire un licenziamento, potreste avere problemi in famiglia, col marito, con la moglie, col compagno o con la compagna. Il 6 febbraio Venere sarà in quadratura con Urano, Urano nel segno zodiacale nel Toro, Venere nel segno zodiacale dell'Acquario. E qui sono sottolineati i rapporti con la vostra famiglia, con i vostri parenti, per esempio, anche i rapporti di coppia. Bisogna sempre rispettare gli spazi altrui e rispettare i propri spazi. L'11 febbraio ci sarà il novilunio nel segno zodiacale dell'Acquario in trigono col nodo lunare del Nord, è il nodo lunare del vostro futuro. È un bel aspetto per le persone single che potranno fare una conoscenza tramite social, tramite internet o anche tramite degli amici. Sarà un rapporto duraturo per molti anni. Le coppie invece rifletteranno per una convivenza o un matrimonio, la scelta definitiva per separarsi. Il 13 febbraio Marte sarà in sestile con Nettuno e con la Luna. Sarà risolto qualche problema lavorativo che andava avanti da molto tempo. Sarà risolto grazie alla vostra tenacia, grazie alla vostra pazienza e soprattutto con la vostra forza di volontà. Dal 16 al 22 febbraio Venere sarà in quadratura con Marte. Rispettate la libertà, i propri spazi del vostro partner o della vostra partner. Dal 16 al 27 febbraio Marte sarà in trigono con Plutone. Potreste decidere di cambiare l'orario di lavoro, la modalità di lavoro, per esempio lavorando in smart working. Dipende sempre dalle vostre esigenze. È un buon periodo per chi ricerca il lavoro. Dal 18 febbraio il Sole passerà nella casa dell'eredità, la casa degli incontri romantici e sessuali. Per i single, soprattutto per le donne, sarà un bel periodo.
Dal 21 fino al 26 febbraio il vostro lavoro potrebbe avere qualche trasformazione. Qualcuno potrà decidere di lavorare in proprio, per esempio di aprire la partita IVA. Qualcuno si aprirà proprio la partita IVA. Il 24 febbraio Venere vi porterà incontri romantici, studi dell'occulto e della magia. Basta cercare anche su internet perché ne è pieno. Soprattutto gli uomini potrebbero incontrare una persona più giovane. Potrebbe arrivare un pagamento, un'eredità inaspettata di cui magari avevate perso la speranza. Il 27 febbraio ci sarà un plenilunio nella casa delle vostre finanze. Arriveranno soldi, pagamenti inaspettati, proprio non ve lo aspettavate, e sarà buono per questo periodo, per questa cosa qui. Il 28 febbraio Giove si congiungerà a Mercurio nella vostra casa delle relazioni sentimentali e professionali, nel trigono con il nodo lunare del nord, il nodo del vostro futuro. Ci sarà più luce, più serenità, un bel periodo per gli incontri romantici o anche per iniziare una convivenza. Gran trigono tra Plutone, Mercurio e la Luna potrebbero darvi una grande spinta per la vostra carriera. Buon momento per cercare lavoro, per cambiare lavoro anche. È una giornata molto favorevole. Così sarà il vostro mese di febbraio. Vi faccio tantissimi auguri e ci vediamo il prossimo mese. Ciao!